Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Orgoglio della NASA, lanciato con successo da Cape Canaveral, è costato 600 milioni di dollari. Il satellite Kepler intende scoprire se esistono pianeti di dimensioni simili al nostro. Un obiettivo ambizioso che può essere raggiunto nel giro di 3 anni, tempo nel quale il grande telescopio montato a bordo dovrà osservare più di 100.000 stelle della nostra galassia, in cerca di ogni più piccola variazione della loro luminosità. La diminuzione nella luminosità di una stella può infatti essere provocata dal transito di un piccolo oggetto, come ad esempio un pianeta che le sta orbitando attorno. Kepler è capace di cogliere variazioni piccolissime rispetto a quelle misurate fino ad ora dai suoi predecessori. Per questo può dirci se attorno a una stella sta orbitando un pianeta di piccole dimensioni di tipo roccioso. Questo comunque non basta per gridare vittoria, occorre che il pianeta si trovi a una distanza adeguata dalla sua stella, in modo che eventuale acqua sulla sua superficie possa rimanere allo stato liquido, condizione fondamentale per lo sviluppo di forme di vita come noi le conosciamo. Il telescopio americano saprà dirci la distanza, ma non se c'è acqua. Per queste informazioni ci vorranno altri telescopi spaziali. Progettarli e lanciarli dipenderà da Kepler e da cosa troverà in questi 3 anni di ricerca. Il pianeta Giove ha un passato da cannibale. Secondo nuovi studi, infatti, sembra che le sue 4 lune più famose, quelle osservate anche da Galileo Galilei, siano in realtà delle sopravvissute. Potrebbero essercene state ben altre 20, tutte inghiottite dal pianeta gigante quando il Sistema Solare era ancora in fase di formazione. I ricercatori sono giunti a questa conclusione dopo aver fatto numerose simulazioni al computer, partendo da alcune considerazioni sulla formazione di questi satelliti naturali. Quando il Sistema Solare era agli albori, il molto materiale per così dire avanzato dalla formazione dei pianeti ha influenzato gravitazionalmente la stabilità delle orbite delle lune di Giove, portandole a cadere sul grande pianeta. Questo fatto potrebbe essersi ripetuto per ben 5 generazioni di esse, fino ad arrivare alle lune attuali, Io, Europa, Ganimede e Callisto, che si sono formate in un momento più tranquillo, potendo così sopravvivere. Un pezzo di spazzatura spaziale delle dimensioni di 13 cm si è pericolosamente avvicinato alla Stazione Spaziale Internazionale, facendo scattare lo stato di emergenza. La NASA ha ordinato all'equipaggio, formato da 2 uomini e 1 donna, di mettersi a riparo a bordo della navetta Soyuz attraccata alla stazione. Alla velocità di 8 km al secondo, se il detrito avesse effettivamente colpito, avrebbe compromesso il sistema di pressurizzazione e l'equipaggio avrebbe dovuto evacuare quanto prima. Fortunatamente l'impatto non si è verificato e l'allarme è rientrato. La vita di bordo è già tornata alla normalità. E con questo è tutto. Dalla redazione di Urania, una buona continuazione. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.